Mister, buonasera. Buonasera a voi. È una magra consolazione. Per andata e ritorno siete stati, a mio modo di vedere, l'unica squadra che avete messo in difficoltà ai Rimini. Oggi la sua squadra ha tenuto benissimo il campo, peccato per l'espulsione. Potevate fare qualcosa di più, magari bloccarli sullo 0-0, ma questa è la partita che avevate preventivato. Ma allora, innanzitutto, grazie. Paradossalmente, per le nostre possibilità, credo che abbiamo fatto leggermente meglio oggi, paradossalmente, che in casa. E io feci i complimenti al mister, perché è una persona veramente che lui non conosce me, ma io conosco lui veramente, perché io sono nuovo e quindi, anzi, dire mister, lo stimo. Il Rimini per me è una grandissima squadra, veramente. Quindi oggi, se avessi vinto, uno dice, oh, ho pareggiato, io ho perso, e faccio i complimenti al Rimini, nonostante oggi penso che per le nostre caratteristiche debba fare i complimenti, dico, ai miei ragazzotti, perché lo spessore è diverso. Poi è chiaro che per noi, noi giochiamo su di loro, e quindi è un gioco particolare, però siamo venuti qua nelle nostre caratteristiche di attaccare loro alti, di andare sulle preventive, di giocare anche un pochino a calcio. Credo che come ritmo abbiamo tenuto un ritmo alto, credo che abbiamo fatto una partita per noi migliore che all'andata, sinceramente, oggi. Quindi è una magra consolazione, ma io ripeto, io stimo veramente tanto il Rimini, quindi io di conseguenza sono contento, e quindi la magra consolazione, certo, ma non guardo solo al risultato, perché sarebbe troppo riduttivo come all'andata. Se l'andata andava un pochino come doveva andare, e oggi casomai potevi portare a casa un punto, però ci mancherebbe, anzi, questo è quanto. Io aggiungo una cosa in base a quello che hai detto. L'arrabbiatura da parte tua a fine primo tempo però ha portato anche la squadra, a mio modo di vedere, contro un mezzolara che si chiudeva bene, aveva dei giocatori di qualità, ad avere molta pazienza. Quindi, sì. A mio modo di vedere, da fuori ovviamente, la squadra ha sempre avuto voglia, ci ha sempre creduto in questa vittoria fino all'ultimo secondo. Sì. Espulsione a parte, per me la vittoria... Sono d'accordo, poi il primo tempo non è stato tutto uguale. Cioè, non è che il primo tempo è tutto uguale, i primi 20 minuti loro ci hanno messo in difficoltà tanto, perché comunque di gamba stavano tanto bene, venivano addosso, provavano a soffocare il nostro gioco, noi alcune volte abbiamo provato un po' di più a giocargli anche dentro il centrocampo, anche perdendo qualche palla, però la seconda parte del primo tempo comunque siamo usciti bene 2-3 volte dal rinvio, abbiamo avuto anche un paio di palle importanti con Piscitella, cioè potevamo anche sbloccarlo, primo tempo. E poi è chiaro che sono partite che se sblocchi diventano completamente diverse. E poi nella dinamica del secondo tempo un po' di stanchezza, poi contano tanti cambi, ma non è, ecco che finisco poi la risposta di prima, cioè i cambi se li hai contano, se non li hai contano meno, cioè alla fine entrano giocatori sempre di altissimo livello, entrano freschi in partite comunque già in parte un po' rotte, cioè che se ti punta Pecci nel secondo tempo e hai già corso per 45-50 minuti è dura a petterzi in avversario, lo stesso vale per Piscitella, lo stesso vale per gli altri giocatori che abbiamo davanti. Insomma, ecco, dopo l'espulsione per me sicuramente è inciso, perché è una partita così equilibrata, nel momento in cui ti trovi un uomo in più, anche psicologicamente loro poi non sono più riusciti ad alzarsi, e l'ultimo quarto d'ora onestamente, al di là che fosse, cioè, giustamente si dice abbiamo preso gol su poi in attiva, sì, ma abbiamo tirato 70.000, allora poi prima o poi puoi anche far gol, ecco, questo voglio dire. Sì, dopo Chivizzano mi era rimasto un po' di amaro, perché non ci aveva portato nessun frutto, diciamo eravamo usciti dal campo con 0 punti, quindi segnare e portare anche a casa 3 punti è ancora più bello. C'è una statistica quest'anno che teniamo molto in riferimento, quella dei clean sheet relativa appunto alle partite dove non è subito gol. Siamo arrivati a 21, quindi che effetto ti fa giocare una squadra così? Ma sicuramente è una bella cosa non aver subito gol per 21 partite, però non è sicuramente solo merito mio, è merito di tutta la squadra, perché partire dalla difesa, ma anche il centrocampo e gli attaccanti che sono i primi che difendono, quest'anno stiamo facendo veramente bene e siamo contenti.